amici! Dopo ben 15 anni abbiamo chiuso la House Calò. Cioè, raga, che 15 anni sono davvero tantissimi. Abbiamo passato 15 compleanni, 15 Natali. Io non ci posso credere. Già. Ora è arrivato il momento di mostrarvi la nostra nuova casa. Questa qui è l'entrata. E questa è la nostra parte preferita, ragazzi. Abbiamo messo una mensola super abbinata. Qui ci sono tre targhette: Edo, Family, Tommy. Soprattutto questo quadro stupendo che siamo noi in versione fumetto. E guardatemi, io sono qui in prima linea, la Queen. Questo scarpe invece l'ho creata io per mia mamma. Family 14 è troppo bella, ragazzi. Qui il disordine di fili, PlayStation. Qui di tutto, lo dico sempre di mettere via, ma non sistemano mai, dunque butterò via tutto prima o poi. E qui ci sono i divani, dove soprattutto alla sera noi ci sediamo super e guardiamo la tavolo dove noi pranziamo e ceniamo. Ma soprattutto guardate qui un tavolo magico che si allunga a 2,60 m. Quando vengono gli amici degli amici degli amici, allunghiamo e viene un mega festone. E qui cosa ci sarà? Scopriamolo! C'è la cucina, ragazzi, ma la cosa bella è che da qui c'è un mega collegamento, vedete? Cioè, è enorme, ragazzi. Ma poi, venite con me, si collega al salotto. E in questa porta cosa ci sarà? Beh, il bagno, anzi, il primo bagno, perché ne abbiamo ben due. Questo qui è il primo bagno, dove è fatto molto bello, molto moderno. Guardate. Qua c'è un mega specchio e qua il lavandino, pieno di prodotti. Infatti dobbiamo ancora sistemare tutto. Ma la cosa bella è questo muro, cioè, io l'adoro, vi farò un sacco di foto. Qui c'è la doccia, bidet, i francesi non sanno cosa sia, e il water. Ma la cosa che adoro è il clima, che nella casa vecchia non c'era. Voi siete team estate o inverno? Siamo al momento del secondo piano, come on! Ora sono io a mostrarvi le stanze. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, lasciate un bel like e attivate la campanellina. Qua c'è il bagno. Il secondo bagno. Qua c'è la doccia. E invece qua c'è lo specchio che ha pure la luce sopra. E io non ci arrivo, devo stare in punta. Qua abbiamo il portaspazzole e tutte le robe necessarie comunque per la skincare di Maya. E Vilma, cosa sta facendo? Da TikTok. Cioè, raga, questa doccia qua è enorme. Prossima stanza di nostra mamma. È bellissima. Qua ha pure uno specchio. Ha un armadio con lo specchio. Ha tre armadi perfino. E questo 1, 2, 3. Pensate quanti vestiti ha. E questo qui invece è il suo mega letto. Sembra troppo la stanza di un hotel. Poi queste tende stupende, ma vedete com'è fuori. Perché anche questo terrazzo è davvero molto molto grande. È enorme, guardate. È collegato alla stanza di là. Qui si collega alla stanza di Maya. Infatti quando vuole la può spiare se dorme o se è sveglia. Mentre qui, vedete, si collega alla nostra stanza, ma ora è chiusa. Ora entriamo nella mia stanza, è bellissima. Qua c'è la di Samuele e qua c'è il mio. Questi qua sono gli armadi. Samuele, Samuele, mio, mio. E qua ci sono le mie cose. Cioè, raga, altro che Chiara Ferragni. La mia stanza è la migliore. Qua c'è la stanza di 4 maschiacci. Ci sono 22 letti a castello. Qua ci dorme Edoardo, qua ci dormo io e qua Riccardo e Francesco. Visto che siamo in tanti, ovviamente, tanti mobili. Ad esempio, questo è il nostro ed è super spaziosa. Qua ci sono tutte le nostre felpe. E boom, troppo bello. Queste luci mi danno le vibes da Starbucks, che bello. Ma poi anche il secondo clima, così quest'estate non moriremo di caldo. E nel frattempo che avete visto tutte le camere, abbiamo preparato il tavolo perfetto. Maya, cosa mangi? Pasta in bianco. Pasta in bianco, burro, formaggio, perché Maya la adora molto. Fateci sapere qual è la vostra stanza preferita e soprattutto se vi è piaciuta la nostra House Calò. A 10.000 like giocheremo a nascondino in questa nuova casa. Ciao!